Questo è il nuovo profilo biografico di Padre Pio, che sostituisce quello benemerito scritto da Padre Alessandro da Ripa Bottoni, lo storico della provincia religiosa dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo, all'epoca Sant'Angelo Foggia, oggi Sant'Angelo e Padre Pio. Quello di Padre Alessandro però è stato scritto negli anni 70 e quindi purtroppo aveva i limiti di conoscenze datate prima dell'inizio e della conclusione del processo di beatificazione di Padre Pio, attraverso il quale tante altre sfaccettature, tanti altri elementi importanti della vita e della spiritualità del santo sono emersi. E quindi c'era la necessità di aggiornare quel testo e di inserire, oltre alle notizie scaturite dal processo, anche quelle che negli studi successivi alla conclusione del processo sono emersi. E allora siamo giunti alla conclusione di cominciare con una biografia breve per aggiornare quanti sono devoti di Padre Pio circa le reali vicissitudini che hanno caratterizzato il cammino terreno di questo santo. E in questo libro, tra l'altro, ci sono due novità assolute, inedite. La prima è relativa alla origine di Casa Sollievo della Sofferenza. Finalmente possiamo rivelare, perché i documenti ce lo dicono in maniera inequivocabile, il vero autore del progetto, che è un architetto di Frattamaggiore, Sirio Giametta, al quale Padre Pio commissionò il progetto nel 1940. Questo progetto poi finì a Pescara, dove un ingegnere, l'ingegnere Candelori, avrebbe dovuto, così come ha fatto, fare delle correzioni per quanto riguarda gli aspetti statici del progetto, e sarebbero stati inseriti anche degli accorgimenti per quanto riguarda il polo chirurgico. Poi il nuovo progetto, quindi il vecchio modificato, è stato copiato da un abile disegnatore di nome Angelo Lupi. Questi dunque gli elementi essenziali delle origini di Casa Sollievo, che sono emerse da ricerche storiche che sono state condotte in parallelo, e poi i dati sono stati incrociati, oltre che da chi vi parla, anche dall'Ordine degli Architetti della provincia di Foggia, che sta portando avanti un filone di ricerca non solo sulla parte architettonica e strutturale di Casa Sollievo, ma anche su quella della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ora, l'altro elemento di novità che emerge da questo libro, una novità inedita, è la quarta visita di Carlo Wojtyła a San Giovanni Rotondo. Infatti, il futuro Papa, oltre ad essere stato qui nel 1948 da giovane sacerdote, oltre ad essere stato qui nel 1974 da Cardinale Arcivescovo di Cracovia e nel 1987 da Papa, è venuto a San Giovanni Rotondo e ha incontrato per la seconda volta Padre Pio nel 1965, quando è venuto a Troia, a pochi chilometri di distanza da San Giovanni Rotondo, invitato dall'allora vescovo di Troia, Monsignor Antonio Pirotto, che era suo compagno di scranno al Concilio Vaticano II. In quella circostanza, in un pomeriggio fra il 2 e il 3 ottobre del 1965, Monsignor Carlo Wojtyła, vescovo, anzi arcivescovo di Cracovia, venne qui a San Giovanni Rotondo e incontrò per la seconda volta Padre Pio.